Indovinate un po' dove siamo oggi, cari amici? Capoliveri. Qui possiamo vedere l'ultimo muro della Capoliveri Legend Cup. Non rende molto, ma è veramente ripida, ripidissima. E volevo farvi vedere un sentiero in particolare, che è quello che io preferisco di tutta la gara. Sentiero flow, divertente, vista mare. Questo è il finale della gara, gli ultimi 100 metri. Certo che vista così, senza l'arrivo, sembra un altro posto. Hanno già praticamente smantellato, vedete che non c'è più niente. Qua di solito è tutto transennato, pieno di gente, tifo. Ci sono passati quasi 3000 bikers su di qua, quindi si è anche un po' scavato. Spettacolo. Eccoci in gara, arriviamo da sinistra, invece adesso sto arrivando là. Ok, venite con me in questa discesa, davvero spettacolare. Sarà un po' scavata perché abbiamo corso sia sabato che domenica, siamo passati qua, quindi insomma è un po' scavatina, però guardate che bomba. Anche umido. Meglio, c'è un po' più di grip. Di solito qua non tiene niente. Quindi bello, una bella figata, ragazzi. Ecco, la gara qua va a sinistra, io voglio provare ad andare a destra per vedere dove sbuco sull'asfalto. Vabbè. Ragazzi, vi rubo ancora un minuto per dirvi solo che probabilmente il prossimo video, o comunque uno dei prossimi video,
andrà a riguardare il mondiale cross country marathon, è stato chiamato per difendere i colori azzurri della nazionale e quindi sarà un video appunto con i contenuti riguardanti il mondiale, la maglia azzurra, il percorso e le sensazioni e l'esperienza di questo viaggio, di questa nuova avventura che andremo ad affrontare con i miei compagni di nazionale. Non vedo l'ora di mostrarvi il tutto, quindi state collegati, motivo in più per vedere il prossimo video. Ciao ragazzi!